Sì, Tiziana, siamo qui, appena iniziata la conferenza stampa e sta parlando l'assessore regionale alla sanità e sta descrivendo proprio il percorso della coppia di turisti cinesi che è qui ricoverata all'Istituto Spallanzani. Ti lascio sentire direttamente la conferenza stampa. Asintomatici, ma poi ci sarà il bollettino. E sono ospitati e sono stati ospitati in una sezione dedicata dello Spallanzani al fine di garantire, fatemelo dire, oltre a un'adeguata assistenza, anche diciamo, un'attenzione rispettosa dei nuclei familiari, che è un elemento per noi molto importante. Sono stati individuati tre possibili contatti posti in sorveglianza domiciliare nel principio di massima cautela a cura delle ASL competenti. Al momento continua l'indagine epidemiologica finalizzata ad approfondire le informazioni utili in stretto raccordo con il Ministero della Salute. Oggi alle ore 13 circa la ASL territorialmente competente di Roma Centro ha informato l'albergo sui provvedimenti adottati, concludendo che non si ravvede la necessità di assumere ulteriori iniziative di sanità pubblica rispetto a quanto fatto finora e che l'albergo può proseguire la sua attività. Quello che Queste sappiamo è erano che alcune cose che l'albergo nel desideravo quale c'erano questi due riferirsi a dirti turisti ed ora per il giapponesi ha bollettino visto medico sigillate le due stanze perché avevano cambiato stanza ad un certo mi hanno punto, quindi detto a che quanto pare non deve dovrebbero rilevare che esserci altre altre presenze misure di rispetto all'albergo. Però, Maria Grazia, mi dici tu che cosa hai trovato? Perché tu sei lì da qualche ora, sei arrivato allo Spallanzani e cosa sta succedendo lì adesso, al di là della conferenza stampa, che poi seguirai e ci racconti nel dettaglio quello che ci hanno detto in conferenza stampa. Certo, non so se... Sì, non... purtroppo non posso parlare perché è appunto in corso la conferenza stampa, quindi devo parlare molto sottovoce. Comunque appunto qui c'è la coppia di turisti e ci sono anche gli altri turisti sotto osservazione. Ora ci diranno precisamente i numeri Quelli che si erano delle persone spostati che con lo sono stesso al tour momento qui sotto operator. osservazione. Esattamente, esattamente. Va bene, allora aspettiamo che Adesso finisca la ecco, conferenza stampa, poi ci torniamo a ora stanno, collegarci con ci Maria stanno Grazia dicendo. Gerina, sperando che sia in condizioni di poterci parlare più liberamente. Nel frattempo